degli eroi. Abbiamo il cuore a strisce, entraci dove vuoi, verso le tue conquiste viverai. Sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Juve, suona di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, corro che si alza davvero per te. Portaci dove vuoi, siamo una curva in festa, come un abbraccio noi, e ancora non ci basta. Di pagina nuova sarai, sarà ancora la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te quello che sei. Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, un coro che si alza davvero solo per te. E la Juve, forza di quel che sarò, tu rischia l'inizio ed inizia quel sogno che sei. Juve, storia di un grande amore, un Dio che abbraccia il nero, ora che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Un Dio che abbraccia il nero, un Dio che si alza davvero, Juve per sempre sarà. Oh Juve, per sempre sarà. Che è successo? Che è successo, finalisti? Poker e pokersia. Maro, come sto? Sto troppo felice oggi. Pure il mio onomastico San Cataldo, grazie a tutti per gli auguri, e la Juve mi ha fatto questo grandissimo regalo. Quarto anno consecutivo, double poker, quattro, caro Allegri, quattro scudetti consecutivi, quattro Coppa Italia e quattro gol al Milan, quattro pappine. Grazie a Donnarumma che onestamente ci ha messo del suo, perché mamma mia, io l'ho detto, vedevo la partita con gli amici, l'ho detto, ci hanno regalato due gol e mezzo, perché c'è l'autogol, c'è la papera quella, la palla, il gol di Peratia che lascia la palla a terra, Donnarumma come lo chiamano alcuni, e quello sta lì davanti e non può fare altro che segnare. Mezzo secondo me sul tiro di Dacla scossa che gli scivola dalle mani e entra in porta, ma quello il tiro era proprio fuori, e mezza papera sua, ma il tiro era forte ed era bello di Dacla scossa, dai, lasciatemelo questo, dai, che cavolo, era un bel tiro. Non arrivano un sacco di auguri, comunque. Anche quest'anno scudetto e Coppa Italia, perché manco punto lo scudetto ormai è nostro. Scudetto e Coppa Italia anche quest'anno. La Champions ci sfotto, perché alla Champions siamo sempre vicini, andando noi, due finali le abbiamo giocate, non me ne vado ai quarti, gli altri la guarderanno giocare da casa la Champions. E parlano! E vabbè. Voglio vedere che sono quelli che criticano Allegri, criticate l'Allegri, mo. Mi raccomando, criticano sempre. Ma Max Allegri tutta la vita. Non lo so se sa chi ha fatto meglio di lui. Quattro scudetti e quattro Coppa Italia consecutivamente. E due finali di Champions. Una Supercoppa, pure ha vinto. Io non lo so, cosa c'è da criticare. Perché uno per forza deve vincere, non tutte le competizioni che affronta. Per forza. Non credo.
Vabbè, teniamo prossima una bella partita in cammino contro la Roma. Ora sarà una bella partita, si dice la può pure perdere la Juve, tanto io potrei cadere lo scudetto, cioè voi dovrebbero fare un casino di gol per recuperare, non sa mai, però è meglio vincerla. Con la Roma è sempre, sono partite come contro l'Inter, contro il Milan, contro il Napoli, sono partite a sé, contro la Fiorentina anche, sono tutte quelle contro l'Inter, però anche le altre sono partite a sé. Quindi secondo me va vinta a prescindere. Io onestamente preferirei vincerla. Non so voi. Ragazzuoli, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate della partita di ieri, se siete felici di questa grande vittoria. Se questa Juve vi piace così com'è, cosa cambiereste per l'anno prossimo? Perché no? Quali nuovi acquisti fareste voi? Se vi terreste Allegri, io me lo tengo tutta la vita. Vediamo che ne pensate voi. Anche perché onestamente di meglio sul mercato momentaneamente chi c'è? Angelotti. Angelotti con noi 2 settimi posti ha fatto, non lo so se è buono per noi mangiare. L'importante è come giocatori nuovi secondo me, a me Allegri va benissimo. Qualcuno ha sentito su Facebook paventare un ritorno di Conte, che l'unica alternativa che darete a Allegri sarebbe quella personalmente, il ritorno di Conte, con Conte ce l'ho sempre nel cuore, però onestamente sto bene con Allegri nel momento, la vedo dura che torna Conte. E nel momento, godiamoci queste vittorie, abbiamo scritto la storia, siamo nella storia, 7 scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia consecutivamente. Ma dice, la storia siamo noi, ma più che storia, noi siamo leggenda, più che storia siamo leggenda. Mamma mia. Che mostruosità di Juve, mamma mia. Che squadra di... Avessi giocato sempre a così come giocare ieri a Juventus. Perché non giocare sempre così, maledetti? Maledetti, 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 perché? Per incazzare la Juve da quel punto di vista. Una partita la fa buona, poi ne sbaglia 10. No, ne sbaglia quelli importanti a volte. A 2. Perché non avete giocato così a 2 contro sti morti? Perché? Siamo fatti battere da sti morti a 2. E riguri. E non tanto non ci siamo arrivati. Sì. Va bene, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Che dobbiamo far crescere questo canale, mannaggia. Iscrivetevi e fate iscrivere, soprattutto condividete, 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 fare sempre iscritto ricambia. Iscrivetevi al canale, scrivete sotto iscritto e io mi iscriverò al vostro canale. E se riesco ci vediamo, penso di fare il video dopo la Roma, commenteremo insieme la partita contro la Roma. Detto questo, Modern English, non besseggi, Modern English, non besseggi. Non battuto pure l'Inter, come ho goduto, come ho goduto. Un saluto a tutti da Aldi Stein, da Tata YouTube TV, alla prossima.